Salve, benvenuti a tutti. Innanzitutto mi presento, sono Roberto Russo, sono il direttore generale della Lean Campus University e vi do il benvenuto. Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio il professor Tremonti, ringrazio i relatori per questo kick-off di questo master, ringrazio gli studenti, quelli presenti e quelli collegati, ringrazio il corpo docente e i tecnici che stanno consentendo lo svolgimento di questo incontro. Vi ruberò soltanto qualche istante per darvi il benvenuto in questo Ateneo e nel kick-off di questa terza edizione del Master, perché la terza edizione, quindi a favore di magari chi non lo sapesse, sono state svolte altre due edizioni dove l'Università Lean Campus, in collaborazione con l'Università Lomonosov di Mosca e con il terzo settore, mettevano e selezionavano 10 studenti provenienti dall'Italia, 10 studenti provenienti dalla Russia, per svolgere questo master incentrato sulla globalizzazione, tema quanto mai attuale. Il programma non è rimasto identico tutti gli anni, perché la globalizzazione, che non è soltanto una parola, ma è una serie di meccanismi e di relazioni molto variabili col tempo, si è voluta adattare per dare sempre un prodotto formativo eccellente, transnazionale, internazionale per definizione. Qui abbiamo avuto questa coorte di studenti che dall'anno accademico 2017-2018 hanno frequentato con profitto questo master, unendo queste due, diciamo così, dinamiche accademiche, come quella italiana e quella dell'Università di Mosca. Non vi rubo altro tempo e passo la parola al prorettore, al professor Antonio Giovannoni, che ringrazio. Grazie, dottor Russo. Nel porgere un cordiale saluto ai partecipanti di questo evento, ai presenti, a quelli che sono collegati, desidero esprimere un sentito ringraziamento al professor Giulio Tremonti per aver accettato l'invito a tenere la Lectio Magistralis in questa cerimonia di apertura della terza edizione del Master sulla Globalization, Governance e International Understanding. Il professor Giulio Tremonti ci conosce la Link per essere stato program leader dei nostri corsi di studio in economia internazionale aziendale e scienze aziendali, nonché docente dell'insegnamento di Monetary Economics. Mi auguro che il contributo del professor Monti, no, che ci assicuri ancora le competenze e le conoscenze che hanno contribuito in modo determinante a modellare i nostri corsi e i nostri programmi formativi nel campo dell'economia e del business, con particolare attenzione alle problematiche della globalizzazione, che era parte del discorso che affronteremo. Il master di secondo livello è organizzato dalla Lean Campus University con l'apporto ed il sostegno finanziario della Fondazione Terzo Pilastro, Fondazione Internazionale, e dell'Università di Mosca, Lomonosov. Un sentito ringraziamento ai rappresentanti di queste istituzioni e segnatamente al professor Emanuele Emanueli, presidente della Fondazione Internazionale del Terzo Pilastro, e fin dall'inizio dei corsi presidente del comitato scientifico del Master. Un ringraziamento al professor Aleskovic Ivan della
Università di Londra per la disponibilità, le competenze e l'impegno profuso in questa iniziativa internazionale. Un ringraziamento poi al professor Claudio Roveda della Link Campus, che è il direttore del Master, per gli ottimi risultati conseguiti nelle edizioni precedenti. Come Link Campus University siamo particolarmente orgogliosi di poter così profondamente contribuire a questo master, perché ne condividiamo fino in fondo l'ambizione e la sfida, che è l'ambizione e la sfida del futuro. Il master non è dedicato a un settore, non è finalizzato all'acquisizione di singole competenze specifiche, né è votato all'approfondimento di una disciplina o di una tecnologia. Sembrerebbe che è qualcosa di diverso dai master. No, perché esso si rivolge ai futuri professionisti, studiosi, rappresentanti delle istituzioni della pubblica amministrazione, per conoscere meglio le caratteristiche di un mondo sempre più complesso in cui dovranno esercitare la loro azione, per capire le regole che dovranno rispettare o magari cercare di cambiarle. Insomma, riguarda il tessuto di conoscenze, abilità e competenze su cui ordire qualsiasi ricamo possa sembrare politicamente, giuridicamente, economicamente, culturalmente necessario per le sfide sempre più complesse. La globalizzazione che il master affronta nelle sue tante dimensioni, e quali sono normalmente queste dimensioni che a noi interessano? Il mercato delle merci e dei capitali, le migrazioni umane, l'intreccio delle relazioni geopolitiche, la standardizzazione di leggi e regolamenti nazionali e internazionali e, in ultimo e non per ultimo, lo scambio di culture. Quindi tutto ciò è semplicemente la realtà che ci circonda, è la realtà in cui viviamo in questo momento. Una realtà da comprendere e migliorare, o comprendere per migliorare, emendare dove serve. Ci sarà qualcosa che dovremo lasciare indietro, sospendere definitivamente, e qualcos'altro da valorizzare. Ma piaccia o meno, la realtà che viviamo è incancellabile. La presenza nel master di più punti di vista, il confronto con la realtà russa, l'intreccio di docenti e studenti di diverse provenienze e sensibilità rappresentano un valore aggiunto formidabile, profondamente coerente con questa nostra realtà, della realtà che viviamo oggi tutti. La fase storica in cui il master si svolgerà è, neanche a farla apposta, carica di segnali della complessità della globalizzazione. Sarà la realtà esterna stessa a dettare molti dei punti della nostra ricca agenda di lavoro. Eccone alcuni. Siamo tutti ancora ben dentro la pandemia del Covid-19. Si può uscirne insieme, come insieme siamo entrati. Nulla è forse più simbolico dei rischi che corre e delle potenzialità che ha il mondo globalizzato, e lo stiamo sperimentando in questa fase. Secondo punto, la crisi economica finanziaria mondiale, che è acuita ultimamente dalla crisi pandemica, si trascina, pur tra altri e bassi, dal 2008.
sono 9 anni. Terzo punto, una ulteriore lente di lettura che adopereremo nei prossimi mesi ci farà capire le leggi e le necessarie istituzioni comuni nella relazione tra i paesi, nel guidarne la cooperazione, regolarne il commercio, mitigare i conflitti. Quarto punto e ultimo punto, approfondire la comprensione dei complessi, confusi, poco incoraggianti segnali che le politiche internazionali dei governi ci propongono in questa fase, e non soltanto i politici, anche la scienza sembra vacillare. Come si può vedere, questo del master è un viaggio che certo non ci annoierà e che siamo certi sarà molto utile per tutti noi. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie. Passerei la parola al professor Roveda. Allora, nel ringraziare tutti i partecipanti a questo evento, vorrei anzitutto dare il benvenuto a tutti gli studenti italiani che sono qui presenti e sono stati selezionati su un largo numero di richieste di partecipazione. È stata una scelta non facile, data la qualità professionale e diciamo, l'intenzione di approfondire le proprie competenze professionali che hanno dimostrato i candidati. La scelta non è stata, come dico, semplice, però abbiamo quindi un gruppo che sicuramente saprà valorizzare attentamente i contenuti di conoscenze che verranno fornite nel corso delle diverse lezioni, sia in Italia che in Master. Ora, prima di dare la parola al professor Giulio Tremonti per la sua conferenza Lectio Magistralis, vorrei fare qualche considerazione sull'organizzazione e la programmazione delle attività di questa terza edizione del Master. Come è stato più volte ripetuto, ovviamente che l'impatto della pandemia da Covid-19 è stato significativo sia sull'articolazione dei contenuti sia nell'organizzazione dell'attività didattica. Per quanto riguarda l'articolazione dei contenuti, abbiamo fatto richiesta ai docenti, pur mantenendo il titolo di alcune delle lezioni delle precedenti edizioni, di approfondire le eventuali conseguenze della pandemia sulle tematiche che venivano affrontate. Ad esempio, uno di questi è stata la globalizzazione e la cultura, la globalizzazione e la sicurezza, la globalizzazione e il benessere, il lavoro e così via. Cioè, vedere e quindi arricchire i contenuti e adattarli alla nuova situazione in cui si trovano ad avvenire i processi della globalizzazione. E quindi questa è una richiesta che abbiamo fatto a tutti i docenti e ci ha portato anche ad approfondire, ad inserire alcuni moduli che non erano previsti nelle precedenti edizioni. Uno in particolare è globalizzazione e salute. La globalizzazione e salute, con tutti i problemi che appunto la gestione della salute porta a livello mondiale e quindi anche con una rivisitazione del ruolo e delle strategie delle organizzazioni internazionali che sono preposte alla regolazione e alla tutela della salute, in primo luogo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E quindi un'apposita lezione è stata dedicata al tema: cosa succede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in questo contesto? Abbiamo poi anche voluto approfondire il tema della tecnologia per la globalizzazione e nella globalizzazione, con particolare riferimento alle tecnologie digitali e alle loro applicazioni nel campo della comunicazione, nell'elaborazione delle informazioni, nell'automazione industriale, nella robotica. E abbiamo voluto, richiesto ai docenti, di approfondire anche quali sono gli impatti e le criticità positive e negative di questo processo di diffusione a scala globale delle tecnologie digitali.
e quindi anche del ruolo e delle strategie dei gestori e degli organizzatori di queste piattaforme digitali globali che hanno un fortissimo impatto sulla cultura, sui valori, sui comportamenti individuali a scala globale. Abbiamo anche voluto approfondire il tema della finanza internazionale, delle strutture finanziarie internazionali, proprio per vedere le implicazioni alla luce degli effetti della pandemia e anche del risorgere di recuperi, del recupero di valori nazionali da parte dei diversi paesi. In generale abbiamo anche voluto arricchire e diversificare il pool dei docenti che vengono utilizzati nelle diverse lezioni per quanto riguarda la parte italiana, e quindi abbiamo acquisito delle competenze significative di esperti sia italiani sia esteri, in maniera di avere una diversità di punti di vista e di valutazioni che venivano anche da diverse esperienze professionali e culturali. Comunque a tutti questi docenti gli abbiamo chiesto di affrontare, come è giusto avvenga in un master che si realizza in ambito accademico, quindi ha una natura di tipo accademico, anche se è orientato alle professionalizzazioni, di essere aperti alla discussione, alla presa in considerazione di posizioni diverse, di evitare unilateralismi e posizioni preconcette, perché che non sarebbero tipiche di un impianto accademico. Ma la domanda che è stata richiesta è quella di affrontare il più possibile e presentare diverse opzioni, diversi punti di vista che si danno sui diversi temi. È evidente che i temi della globalizzazione sono estremamente critici dal punto di vista delle valutazioni, e quindi abbiamo chiesto ai docenti di evitare posizioni unilaterali e semplicistiche, perché molto spesso queste valutazioni unilaterali sono anche semplicisti, semplificano la realtà. E abbiamo richiesto invece di rivalutare anche i valori individuali che caratterizzano la nostra cultura, la nostra esperienza di europea in senso lato, evitando appunto la semplificazione e l'omogeneizzazione che taluni operatori internazionali della globalizzazione vorrebbero in qualche modo diffondere e in certi casi impondere. Per quanto riguarda invece l'organizzazione, è evidente che già oggi abbiamo un effetto. Gli studenti russi si trovavano in Russia, e noi fortunatamente siamo in Italia, siamo in presenza, e quindi questo ha un po' alterato quella che era uno dei fattori più importanti, significativi del processo formativo di questo master, cioè mettere assieme studenti con competenze, con background e quindi con tradizioni accademiche diverse, che è stato uno degli aspetti che gli studenti della precedente edizione hanno considerato tra i più significativi, perché hanno dovuto confrontarsi come noi su alcuni temi che sono particolarmente critici, ad esempio il ruolo e le posizioni d'Italia, Europa e Russia nel Mediterraneo, e abbiamo chiesto di avere delle lezioni da docenti italiani a Roma e da studenti e da docenti russi a Mosca, in maniera da confrontare le posizioni, perché sono due sistemi che nel mondo geopolitico giocano dei ruoli diversi. E questi quindi per il mese di luglio noi avremo che le lezioni saranno fatte in presenza in Italia e invece in videoconferenza per quanto riguarda gli studenti russi e i docenti russi. Speriamo che con l'autunno e con l'affievolirsi della diffusione dell'infezione pandemica si possa riprendere questo modello di partecipazioni congiunte nella stessa sede di Mosca in settembre-ottobre e nella sede qui a Roma nel novembre-dicembre. E quindi riprendendo quel valore che aveva caratterizzato le precedenti edizioni. Da ultimo vorrei esprimere un sentito ringraziamento al professor Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, che ha voluto generosamente
sostenere finanziariamente la realizzazione di questo ciclo di edizione. E mi auguro che possa continuare con il suo appoggio la collaborazione con la Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. Qui mi taccio e do la parola al professor Tremonti. Grazie. A te Giulio. Grazie. Il titolo della mia lezione è relativamente enigmatico. Liberté, égalité, fraternité, globalité, marchemonnaie. Cerco di ridurre il carattere enigmatico di questo titolo. E lo faccio cominciando con la citazione di cinque date fatali. 1989, 1994, 2001, 2008, 2020. 1989, la data di caduta del muro di Berlino. 1994 è la data della stipula a Marrakesh, in Marocco, del trattato World Trade. Come dice il nome stesso, è un trattato apparentemente commerciale, trade. In realtà è sostanzialmente un trattato politico. All'antica divisione del mondo tra Oriente e Occidente, democrazia e comunismo, si sovrappone su una unica geografia mercantile piana un sistema ispirato dal mercato che porta a democrazia e pace. Nel 2001 l'Asia entra nell'accordo World Trade. Nel 2008 è la prima crisi, quella finanziaria. Nel 2020 è la seconda crisi, quella pandemica. Sono più o meno tre decenni che hanno cambiato la struttura e la velocità del mondo. Credo mai nella storia un cambiamento così intenso è avvenuto in un tempo così breve. La dimensione della storia e degli storici è quella della longue durée. Qui c'è stato un cambiamento totale, radicale, in pochi anni. Se guardiamo indietro, 30 anni fa c'erano ancora i telefoni fissi, 30 anni fa c'erano i confini degli stati che marcavano, nella logica ancora di Westfalia, il loro potere. Il potere di riscuotere le imposte, di dire la giustizia, fare le leggi, le leve militari. Dirò subito un cambiamento di questo tipo era inevitabile, ma la sua particolarità è stata un cambiamento tanto forte in un tempo così breve. La storia è stata in un qualche modo concentrata ed esplosa in un tempo assolutamente breve. Nell'89 cade il muro, nel 94 il World Trade, poteva essere qualche anno dopo. Nel 2001 l'Asia, nel World Trade, la Cina, poteva essere qualche anno dopo e così via. Per quanto mi riguarda, nella mia esperienza, tutti questi fatti, fenomeni, li ho in un qualche modo vissuti, studiati da diversi punti di vista. E ho avuto, devo dire, occasioni accademiche e politiche per vedere spesso dall'interno questi fenomeni. Nel luglio del 1989 il Corriere della Sera, celebrandosi allora
il bicentenario della Rivoluzione francese 1789-1989, il Corriere mi chiese di scrivere un articolo e nell'articolo, ricordo, ho scritto si sta spezzando la catena politica fondamentale, la catena che per secoli ha definito il potere degli Stati, la catena Stato, territorio, ricchezza. Lo Stato, controllando il territorio, controlla la ricchezza, che è ricchezza collegata con il territorio. E sul territorio, agraria, industriale o sotto, ricchezza mineraria, controllando il territorio, lo Stato controlla la ricchezza e quindi ha il monopolio nel fare le sue leggi, le sue imposte, nel dire la sua giustizia. Bene, in quell'articolo si scriveva che una quota della ricchezza, una quota allora marginale ma strategica, stava liberandosi dai vincoli territoriali e stava entrando nella Repubblica Internazionale del Denaro. Ricordo per esperienza professionale, l'idea mi era venuta raccolta di capitali in uno Stato, concentrazione per la gestione a Londra, investimenti worldwide, ritorno dei rendimenti nel paese di origine, di raccolta. Era evidente che questo meccanismo aveva una cifra, un carattere di novità. Il Corriere intitolò quell'articolo una rivoluzione che svuoterà i parlamenti. Noto che era il luglio dell'89, il muro sarebbe caduto solo nel novembre dell'89. E poi tanti altri scritti e interventi, questa non è la sede per ricordarli, ma uno in particolare. Nel 94-95, dopo il World Trade, ho scritto un articolo intitolato, un libro intitolato Il fantasma della povertà. La povertà sarebbe venuta in Occidente, i capitali investiti in Asia, i posti di lavoro persi in Occidente o i salari, i stipendi livellati su quelli dell'Oriente e la competizione salariale internazionale. Ma il costo della vita sarebbe rimasto quello occidentale. E poi altri libri, ricordo nel 2007 un libro che prevedeva l'arrivo della crisi finanziaria. Per chiudere la mia, come dire, legittimazione critica, mi viene tratto da un documento, Magico Mondo di Wikileaks. Nel 2008 l'ambasciata degli Stati Uniti comunica al Dipartimento di Stato che l'allora ministro Tremonti voleva regole per la finanza, e aveva profondi dubbi sui benefici globali della globalizzazione. Inevitabile, necessaria, ma non magica come si discuteva o si credeva allora. Chiudeva dicendo Wikileaks ha una visione economica, una visione politica eclettica. Quella ortodossa si sarebbe schiantata la settimana successiva con Lehman Brothers. Che cosa ho visto, che cosa è stato? Molto in sintesi. Io credo la combinazione tra la rete,
l'avvento della rete e la formazione di una nuova ideologia. La rete, internet era chiuso nei forzieri militari, caduto il muro, finita la guerra fredda, internet esce dal dominio territoriale chiuso e si diffonde. Il padre di internet dice: eravamo giovani, avevamo la tecnologia, non avevamo capitali, ma avevamo una visione. Anche al Dipartimento di Stato avevano una visione. E il laissez-faire applicato sulla rete e agli operatori della rete era il prodotto di una scelta molto intelligente, la scelta di usare la rete come veicolo per la diffusione dei valori dell'Occidente. L'effetto è quello della formazione di una ideologia, di una cultura che, considerando e sfruttando la rete, la caduta dei confini, il passaggio dalla realtà fisica alla realtà digitale, virtuale, lo stesso capitale che all'inizio è fisico, diventa virtuale, digitale, si moltiplica sulla rete nella dimensione finanziaria. Tutto questo, la rete e la ideologia, è quanto è pensato l'oggetto dell'azione, che è dal principio degli anni 90 in poi. E credo di aver avuto occasione per conoscere gli illuminati che hanno disegnato questo mondo. Ricordo Fukuyama, poeta di corte, che sosteneva la fine della storia, persone ispirate da un ideale, sentivano il dovere di definire il mondo migliore possibile dopo la svolta della storia causata dalla fine del muro. Naturalmente anche grandi interessi. La cosa curiosa è che la parola più usata in quelle riunioni era una parola latina, momentum. Dobbiamo cogliere questo momento, ora o mai più. E ne deriva una ideologia che prevede l'uomo nuovo e il mondo nuovo. L'uomo nuovo non è l'uomo che consuma per esistere, ma esiste per consumare. Il mondo nuovo è il mondo ispirato dalla democrazia portata dal mercato. Sul mercato si forma una ideologia, quasi una religione. Il mercato sicut deus. E tutto prende forma e si sviluppa in quella che si capiva allora essere, e si vede ancora essere, una utopia. Non per caso in greco utopia vuol dire assenza di luogo, la globalità come assenza di luogo. Tutto è locale e tutto è globale, nello stesso tempo, nello stesso modo. Se posso, per definire meglio tutto questo, di colpo si sono verificate le profezie fatte due secoli fa da tre grandi uomini. Vi faccio vedere Marx, Goethe, Leopardi. Marx nel manifesto all'antico isolamento nazionale subentrerà infine una interdipendenza globale, capace di percorrere tutto il globo terrestre, capace di generare un traffico di merci multiforme, multilaterale e cosmopolita. Ma
Lo stregone non potrà più dominare le potenze sotterranee da lui evocate. Ed è l'idea della crisi. Goethe nel Faust prefigura il passaggio o l'alternativa rispetto al mondo reale, del mondo digitale, del mondo inventato. E nel Faust è evidente che quanto credi, quanto inventi, può valere esattamente quanto è nella realtà. L'idea che è possibile andare per astrazione oltre la realtà materiale, sostituendola con realtà inventate e appunto con mondi virtuali, come oggi sulla rete e come nel mondo digitale, che affianca a quella reale. Nel vecchio mondo la forma del pensiero era cogito, ergo sum, nel mondo che viviamo la forma dominante di pensiero è digito, ergo sum. Infine Leopardi. Leopardi è un profondo pensatore politico, un filosofo di grande spessore, non solo un poeta. Leopardi è sceso nei misteri della storia e ne ha tratto l'idea, allora non diffusa, l'idea che l'andamento della storia è circolare, l'idea delle crisi. E scrive Leopardi, quando tutto il mondo fu cittadino romano, Roma non ebbe più cittadini. E quando cittadino romano fu lo stesso che cosmopolita, non siamo né Roma né il mondo. E fu così che Roma cadde. Questo è lo schema generale di pensiero nel quale si forma la globalizzazione. La prima crisi è del 2008, dopo 15 anni di sviluppo positivo e progressivo, di confidenza sulla possibilità che il mercato produca democrazia, felicità, benessere, si manifesta la prima non prevista crisi, ed è la crisi finanziaria. Non per caso una crisi che è generata dalla finanza. E una crisi nella finanza generata dalla globalizzazione. I capitali vanno in Asia alla ricerca di investimenti, i soldi vengono a mancare al ceto medio americano. Si inventano i subprime. Si dice, è vero che hai meno reddito, meno chance di trovare un lavoro, ma quello che hai vale enormemente di più. Il tuo mutuo non è un mutuo da 20.000, è un mutuo da 40.000, 50.000, 100.000 dollari. Impacchettando i mutui, e i subprime erano esattamente mutui dubbi, si crea un effetto di ricchezza apparente ma dominante fino alla crisi. La crisi di subprime non riguarda per inciso solo l'America, investe anche il Nord Europa, il Centro Europa, il Centro Nord Europa, dove molte banche che non andavano bene investivano in titoli americani ad alto rendimento, ma anche ad alto rischio. Alla fine è venuto il rischio e si è sviluppata la crisi finanziaria. Io ricordo nella gestione della crisi del 2008-2009 si confrontano due visioni per gestire e superare la crisi. La visione presentata al G7 di Lecce e poi all'Aquila dal governo italiano e la visione alternativa
organizzata dal mondo della finanza. La visione italiana, ricordo bene, era un po' questa: la crisi non è finita, è come essere in un videogame, arriva un mostro, lo batti, ti rilassi, arriva un altro mostro più grande di te. La crisi si riproduce, si ripresenta, e quindi dobbiamo introdurre strumenti non tanto solo per gestire la crisi che c'è stata, ma per evitare le crisi future. E prese forma per iniziativa del governo italiano, ma nella sede dell'OCSE, prese forma la bozza di un trattato multilaterale che si chiamava Global Legal Standard. È curioso che adesso, nel G7, G20 di quest'anno, appaiano formule del tipo Global Legal Standard, con qualche anno di ritardo. Il Global Legal Standard era un insieme di regole basate su questo principio. Il mondo in cui stiamo è un mondo dove hai la massa della finanza sopra e la realtà economica e sociale sotto. La massa della finanza sopra domina, in positivo e in negativo, la realtà, ma è una massa dove non ci sono regole, è una massa la cui unica regola è che non ci siano regole. E questo è il titolo di questa lezione, Globalité, Marché et Monnaie, la ideologia del mercato che è in qualche modo dominante ed autosufficiente, sotto una realtà dove invece ci sono regole nazionali, ma dato il carattere globale dell'economia, regole che valgono sempre di meno. L'idea del Global Legal Standard, un trattato multilaterale ad adesione da parte degli Stati, era introduciamo regole per l'economia. La visione della Global Legal Standard si confronta con un'altra visione, che è quella del cosiddetto Financial Stability Board. Era una visione ispirata dal mondo della finanza, che diceva non servono regole per l'economia, sono sufficienti regole per la finanza, alcuni criteri, essendo poi la materia della finanza complessa, i criteri li devono e possono spiegare solo i finanzieri, non la politica. La Financial Stability Board e Global Legal Standard vince il Financial Stability Board, presieduto da un italiano ai tempi. Sono andato a rivedere il vecchio Global Legal Standard. All'articolo 4 c'era scritto rispetto di regole ambientali e igieniche. Mi dice niente 10 anni fa. Rispetto di regole ambientali e igieniche. Vince il Financial Stability, il mondo continua per 10 anni e arriviamo alla pandemia, che è l'altra fondamentale crisi. È stato detto che la pandemia produce gli effetti di una tragedia biblica. Io credo che sia una tragedia umana, ma la Bibbia ha uno spessore, ha una cifra molto maggiore o diversa. Il diluvio universale, la cacciata dal paradiso. Nella Bibbia c'è un'immagine che può darci l'idea di quello che è successo, succede e succederà. Ed è la Torre di Babele. La Bibbia è un magazzino di immagini, probabilmente vissute nella storia. L'uomo sfida la divinità costruendo una torre che sale verso il cielo.
La divinità reagisce e impedisce la costruzione della torre, togliendo agli uomini la lingua unica con cui operavano. Mettete pensiero unico al posto di lingua unica e capite che cosa è successo con la pandemia. La pandemia ha bloccato, ridotto il meccanismo mentale della globalizzazione. Il suo positivo e progressivo pensiero, tutto è automatico e positivo. Il mondo entra, come dire, il meccanismo della globalizzazione viene in un qualche modo, il suo software viene hackerato dalla pandemia. Viene meno uno dei presupposti fondamentali di positivo progressivo effetto degli scambi. Si producono effetti sociali, economici, anche mentali. Invece di homo homini lupus abbiamo con le mascherine homo homini virus. Si modifica il mondo. Come è stato 2 anni fa, come è ancora adesso. Il mondo non sarà più solo per un po' il mondo magico della globalizzazione, sarà un mondo più internazionale. Internazionale vuol dire che ci sono scambi tra le nazioni, ma non l'idea, l'utopia della fine della storia, della fine della geografia, del dominio assoluto dell'economia. La pandemia ci porta a un mondo diverso da quello che è stato anche solo 2 anni fa, un mondo nel quale ritornano la storia. C'era stato detto la storia è finita, la storia sta tornando con il carico degli interessi arretrati, accompagnata dalla geografia, in un mondo che non ha gli effetti automatici della pace positiva e progressiva che era stata realizzata o sognata. È un mondo che ci porta in terra incognita. Certamente non a un mondo violento come è stato, certamente speriamo, non a un mondo violento come è stato nel Novecento, certamente un mondo dove si confrontano paesi, masse diverse, anche sul sistema, diciamo, geopolitico mondiale. Diciamo che il Pacifico ci sembra sempre meno pacifico, che alcune realtà di confronto si svilupperanno sull'Artico. Vediamo tensioni nelle catene di produzione dei beni e dei servizi. Sì, genera il rischio di una nuova crisi, questa volta finanziaria, per le tensioni che vediamo nel dominio, nel campo della finanza. Ecco, questo è lo stato attuale della globalizzazione, che è cominciata 30 anni fa, si è sviluppata in modo positivo e progressivo, e adesso in un qualche modo, per effetto delle due crisi finanziaria e pandemia, sta in un qualche modo assumendo una configurazione diversa. Io non sono, come dire, pessimista, non credo a confronti militari particolari, può essere, ma francamente non ne vedo i presupposti. Però certamente vediamo l'ingresso in un mondo dove
conta la geopolitica, contano la storia, contano fattori anche di pensiero e di azione molto diversi da quelli che dall'89 in poi hanno caratterizzato per un po' un mondo che è stato globale e che adesso non è più globale come si intendeva una volta. Io ho detto fin troppo e vorrei semmai invitare, se l'uso, lo stile di queste riunioni, semmai a fare domande. Grazie. C'è qualcuno studente che vuol fare una domanda? In chiedere un approfondimento al professor Tremonti? Buongiorno. Io le volevo chiedere riguardo al Global League Standard di cui lei ha parlato. Lei crede quindi che si andrà verso questo insieme di regole e come verranno implementate attraverso una visione multilaterale o verranno diciamo spinte da un paese come posso immaginare possa essere magari gli Stati Uniti in questo momento storico? Ma al principio ho detto 2008-2009 la Global League Standard viene votato dall'Assemblea dell'OCSE e quello fu un passaggio in qualche modo stupefacente, nessuno si immaginava così presto un certo grado di consenso nel mondo occidentale. Poi tutto finisce perché domina l'idea del Financial Stability Board, adesso torna l'idea di regole. Ricordo ai miei tempi usavo quando c'erano le riunioni internazionali, andavo dagli Sherpa che scrivevano il comunicato e cercavo di convincerli a mettere al posto della parola free trade la parola fair trade. Il giorno dopo i miei colleghi ministri toglievano la parola fair trade e la sostituivano con la parola free trade. Adesso nei comunichè del G7, per esempio, ci sono tutte e due, fair and free trade. Io non so se ha senso dire due cose che in realtà sono abbastanza opposte, perché se è free è senza regole, se è fair è ci sono regole, non puoi avere fair and free. Tuttavia considero passaggio utile anche quello. Io credo che il passaggio a un'effettiva dimensione di regole globali, quale è stato secoli fa Bretton Woods, presuppone il consenso di tutti. Non puoi avere regole globali se hai iniziative, per quanto forti, unilaterali. E quindi il passaggio a un mondo di Global League Standard presuppone il consenso anche di altri paesi, non bastano i paesi occidentali, non basta il G7, la stessa OCSE era il mondo occidentale, non c'era la Cina, però ricordo, allora la Cina era diversa da quella che è adesso,
Però ricordo di aver fatto proprio sul Global League Standard una lezione alla scuola centrale del Partito Comunista Cinese a Pechino. Non vuol dire che avrebbero aderito al progetto, ma manifestavano un interesse a quel progetto. Ecco, io credo che se vogliamo tornare a un mondo piano, senza rischi di contrasti, serve consenso di grandi paesi, non solo dell'America e dell'Europa, ma anche della Russia e della Cina. Ok, qualcun altro? Ringrazio, non sono studente, ma sono uno dei docenti del master, ma avendo l'occasione prendo e ringrazio. Dottor Tremonti, grazie davvero. E la mia domanda è una curiosità, diciamo, sul suo pensiero, sulla seguente questione. Giustamente ha ripetuto e sottolineato l'importanza di nuove regole, le nuove regole e una, diciamo, convergenza su queste nuove regole richiede però anche una riconvergenza e una nuova consapevolezza, credo, sui valori di riferimento. E in questo senso mi sembra che dopo, diciamo, la caduta dei vari funzionalismi, riduzionismi, per usare termini più del mio linguaggio, io sono docente in filosofia della scienza della tecnica, e diciamo che hanno avuto la loro chiara controparte, no? Anche nelle questioni economiche che lei menzionava. C'è una trasversalità, diciamo, su valori invece più relazionali, confronto a tutta la sensibilità ecologica, ma la sensibilità anche delle nuove generazioni su i social, un certo tipo di comunicazione trasversale, orizzontale. La domanda è, diciamo, il trend che mi sembra di intravedere, di percepire, a cercare anche nuove strategie di decorrelazione sia a livello finanziario, di investimenti di impresa, di realizzazione di impresa sui territori attraverso la messa a sistema di filiere, per esempio, diverse che prima non si parlavano forse tra di loro, no? Quindi nuove dinamiche di questo tipo, chiamiamole ecosistemiche. E lei pensa che sono una strada percorribile per un nuovo modo di mettere in dialogo il globale e il locale? In un modo non più, diciamo, forse diverso da quello che era stato precedentemente, ma forse fecondo e anche incisivo per atterrare anche, adesso penso al PNRR, ma insomma le nuove risorse che possono essere a disposizione dell'Italia e dell'Europa. Grazie. Ma io penso in generale che la crisi della globalizzazione, la fine dell'utopia della globalizzazione, ponga una grande questione, diciamo, culturale nel senso vecchio del termine, ma non nel senso accademico. E cioè dire, è fondamentale tornare alla tradizione e ai valori. E non credo che i valori economici da soli siano sufficienti. Sono necessari anche valori filosofici, valori morali, valori etici diversi. Diversi anche da un paese con l'altro, però fondamentalmente io credo che quella economica non possa essere più la dimensione unica. Devi aggiungere, poi aggiungere, è fondamentale aggiungere e tornare. Ed è la ragione per cui ho citato Leopardi, che ripeto è un grande filosofo. Devi tornare a valori che possono essere cristiani, possono essere di altro tipo, però valori che non sono quelli economici. E non puoi avere un mondo basato solo sull'economia. E le crisi servono abbastanza a questo, e c'è un modo per indicare un criterio. Lo usano i popoli primitivi che dicono fermati e aspetta che la tua anima ti raggiunga. Ecco, uno può avere tante anime, però è fondamentale che
si comincia a pensare oltre che ai valori economici, anche ai valori morali, politici, civili, che possono essere diversi da paese a paese, ma sono tutti diversi dal puro valore economico. La vita non è un algoritmo, la vita non è un software finanziario, la vita è fatta da tanti elementi e componenti, e credo che per il futuro del mondo, per il nostro, sia molto importante che a lato della dimensione economica si sviluppi una dimensione politica, nel senso che cerco di dire adesso. Buongiorno professore, volevo chiedere riguardo alla Brexit e al fatto che l'Inghilterra, il Regno Unito ha deciso di lasciare appunto l'Europa, poi però per esempio ai mondiali di calcio, gli europei di calcio di adesso comunque continuano a partecipare, così come anche la Russia e persino la Turchia. Le chiedo appunto se il futuro per esempio dell'Europa si può immaginare così, cioè un futuro più che unisce i popoli europei dal punto di vista culturale, perché il Regno Unito si sente parte della culla, fa parte della culla europea, e poi se lei prevede un altre exit, non soltanto quella appunto britannica, se ci saranno altre defezioni dall'Europa, di altri paesi. Ma vi racconto un episodio anche in un qualche modo curioso. Ero in televisione la notte della Brexit, in attesa del risultato elettorale. La persona presente in sala con me, uno molto importante, anche stato presidente del Consiglio italiano, ma non vi dico chi è, comunque non era il presidente Berlusconi. Io dico, per capire la Brexit, cercavo di guadagnare tempo, per capire la Brexit devi vedere Downton Abbey. Downton Abbey, che ha un successo sconfinato, è il passato e il presente della campagna verso Londra cosmopolita. Il tizio se ne andò dicendo che era un tipo di considerazione priva di valore scientifico, in effetti è priva di valore scientifico, ma ti dava l'idea delle motivazioni del voto che è stato sulla Brexit e la reazione a un mondo cosmopolita, un mondo fatto sostanzialmente da Londra. È andata così, però in qualche modo l'Inghilterra è tornata. Lei ha detto una cosa fondamentale: il calcio. Tutto il continente europeo si ribella alla Superlega finanziaria. La Superliga sarebbe stata il dominio della finanza, dell'astrazione sulla realtà dei popoli, sulle tradizioni, che hanno reagito difendendo il calcio vecchio stile. Io non sono un fanatico di calcio, però il calcio è un fattore sintomatico molto importante. Quindi l'Europa sul calcio è effettivamente unita. L'Inghilterra è entrata in Europa quando era in difficoltà, ne è uscita in una fase diversa, scommettendo su un futuro diverso. L'Europa è un continente che va dall'Atlantico agli Urali, come dicevano De Gaulle e altri. Ha una profondità storica incredibilmente estesa e va valutata in questi termini. Torno a dire, De Gaulle e altri dicevano, va dall'Atlantico agli Urali. Lo dicevano in termini storici, non in termini politici, non guardavano. Lo dicevano quando c'erano i regimi comunisti, figuratevi. Questo è. Che cos'era l'altra domanda? Che invecchiando non mi ricordo più. No, se ci saranno altre defezioni da parte di altri paesi, ecco. Penso di no.
difficile per vedere, però lo schema dell'Europa, l'Europa è fatta anche da tante contraddizioni. Io ricordo il pensiero di Altiero Spinelli, che vedeva nel trattato di Maastricht la sua vendetta. Nel manifesto di Ventotene tutti gli stati giaceranno al suolo come carcasse, ci sarà l'Europa. A Maastricht il trionfo di Spinelli era gli stati danno i soldi all'Europa e l'Europa dà i fondi alle regioni, scavalcando gli stati e quindi superando gli stati. La cosa funziona malissimo in Italia, tanto che non riusciamo a spendere i nostri soldi. In Polonia c'è l'autostrada Italia fatta con i soldi non spesi dall'Italia e ristornati a favore della Polonia. L'esperimento stava succedendo in Catalogna. Talmente ben spesi i soldi che la Catalogna si stava staccando dalla Spagna. Questo avrebbe reso molto felice Spinelli, una regione che dialoga direttamente con Bruxelles, che si pone sopra gli stati. Non credo che siano esperimenti che hanno un successo automatico. Può sempre essere, può essere per la Scozia, può essere per alcune regioni dell'Europa, però francamente non credo che sia. Certo, sarebbe in un qualche modo utile se l'Europa manifestasse un qualche grado di intelligenza che per un paio di decenni non ha dimostrato. Ne approfitto, non sono uno studente, però volevo cogliere l'occasione della sua partecipazione per rivolgere anch'io una domanda, perché i temi sono estremamente interessanti e mentre lei parlava mi sono andato a cercare la citazione di Leopardi, insomma sono tutti stimoli importanti, come anche quello del calcio che è stato fatto, perché l'associazione che mi è venuta è questa, di qui la domanda. È vero, l'Inghilterra partecipa, ma partecipa anche il Galles e la Scozia, quindi una voglia di partecipare mantenendo la propria identità. Ecco, in quello che lei sulle suggestioni che ci ha dato, cioè come risposta a questa ipotetica Pangea che si voleva realizzare della globalizzazione, primo modello, cioè un unicum, il richiamo all'eticità e alle specificità di ogni singolo paese, che poi in realtà rispetto alle regole economiche che hanno come finalità la regola economica, le regole etiche hanno come finalità l'uomo, quindi questa finalizzazione definitiva di qualsiasi organizzazione, ubi societas, ibis ius. Ecco, non pensa quindi la dinamica possa portare a un riacquisto valoriale delle singole specificità e che quindi da eliminare le differenze si possa andare a esaltare e rispettare le differenze in un'ottica comune? Ma c'è discorso credo straordinario, ed è il discorso con cui si insedia il presidente Obama, uomo tra l'altro credo di grandi capacità intellettuali. E Obama dice fondamentalmente: non abbiamo il passato, abbiamo solo il futuro. E questo lo puoi capire da tanti punti di vista, ma non è il mio punto di vista. Il discorso di Obama è il discorso che poi vediamo sviluppato, estremizzato adesso con l'abbattimento delle statue, il bando a Plutarco dalle università americane. Cancelliamo tutto ciò che è cultura del passato, guardiamo al futuro.
Ecco, io credo che sia giusto e corretto, positivo per l'umanità l'opposto, cioè dire, puoi criticare gli argomenti del passato, ma puoi anche criticare le tendenze attuali o future. Io non credo che sia, come dire, giusta, futura, inevitabile la cultura che cancella tutte le culture precedenti o tutte le altre. E credo che sia invece la mia posizione, la mia opinione, sono fondamentali i passaggi della storia, anche quelli negativi, no, li puoi rimuovere e non puoi immaginare un mondo che non ha il passato. Puoi capire, il presidente Obama raccontava a un popolo la sua posizione, la sua prospettiva, ma che sia quella la via giusta non credo, era l'espressione della ideologia, un uomo nuovo per un mondo nuovo. L'uomo nuovo, io tante tendenze attuali le rispetto, credo che non ci sia ragione per perseguitarle, c'è ragione per difenderle, ma neanche per fanatizzare. Insomma, per essere chiari, l'ultimo atto del presidente Obama fu introdurre negli edifici federali le toilette gender. Ora, io non, come dire, non entro nel merito, non ho titolo per giudicare, meglio ce l'avrei, ma non è caso che lo dica, però è l'idea dell'uomo nuovo. Io, ecco, un mondo nel quale domina la cultura di Elio Gabalo, magari con l'iPad, io francamente non lo vedo, non lo voglio. Però siamo in una fase nella quale si affermano anche culture diverse, si spingono culture diverse da quelle nostre tradizionali. Io credo che sia legittimo dirle, ma sia anche legittimo dire posizioni più tradizionali. Grazie. Mi dicono che sono arrivate un paio di domande dalla rete. Se... degli studenti collegati. Non vorrei aver rotto lo schema solenne di questa riunione con l'invito al dibattito. Sì. Dal professor Maurizio Zandri. Aspettare l'anima porta al ritorno all'identità nazionale o abbiamo la speranza di fare passi in avanti nel rafforzamento del governo globale? Più o meno è un altro modo di proporre la stessa domanda che le avevo fatto io prima, professore. Io, come dire, forse non sono stato chiaro, ma sono relativamente tradizionalista. Io il governo globale dell'umanità, l'utopia, non mi sento di escluderla in prospettiva, però nel momento e nel tempo presente resterei piuttosto tradizionalista. La ringrazio, professore. Vedo se un istante. Dal dottor Arcelli, ecco un'altra domanda. La fine della globalizzazione potrà avere effetti positivi o negativi sullo sviluppo di una più coesa Unione Europea? Penso di sì. Penso che questa fase storica possa, debba
La pandemia ha portato a una politica europea diversa da quella passata. La pandemia portata dalla globalizzazione ha effetti anche sull'Europa. L'Europa si è disapplicata sulle regole, ha sospeso moltissime regole, principi, e ha in qualche modo finanziato interventi con i cosiddetti eurobond, che sono un principio di debito comune. Mi sono dimenticato di passare dall'ufficio brevetti, ma l'idea degli eurobond, derivata dal piano dell'OSS del 94, è nel programma italiano europeo, del programma italiano nella presidenza del 2003. Fu respinta quell'idea, forse troppo presto. Per inciso, era l'idea di Eurobond da emettere per finanziare infrastrutture europee, ma anche la difesa europea. E poi fu ripresa nel 2010, ricordo un articolo con il presidente Juncker. Pensavamo utili gli eurobond per contrastare la speculazione finanziaria. Adesso ci sono sulla pandemia e sono, secondo me, stati un passaggio positivo e progressivo. Poi molto dipende dall'azione dei singoli governi. La prospettiva nostra è che l'azione sia efficace, dato che l'estensione del piano, che deve essere finanziato con gli eurobond, è vastissima e devo dire fin troppo vasta. E poi si aprono grandi problemi, per esempio quale è il futuro dell'Europa, quali equilibri dopo le prossime elezioni tedesche. Il programma del partito che probabilmente vince o comunque ha un peso nella maggioranza importante, non vede il debito comune, quindi vede gli eurobond come esperienza a termine, vede limiti alla funzione della Banca Centrale Europea, che non dovrebbe più stampare moneta come adesso, e così via. Diciamo che questo autunno può essere utile per capire quale sarà la via per le volte. Grazie professore, non ci sono altre domande. Un mio ringraziamento particolare, farò mia l'espressione che ci ha regalato: fermati e aspetta che la tua anima ti raggiunga. Quindi la ringrazio. Bene, per concludere questo inizio del corso, della terza edizione del Master, credo che sia stato un evento significativo. Ha riportato tutta una serie di spunti nella interessantissima conversazione di Giulio Tremonti, che saranno poi oggetto di approfondimenti nelle diversi moduli, nelle diverse unità dell'insegnamento, soprattutto per quanto riguarda la parte valori. Credo una cosa interessante, un modulo interessante che ci sarà fatto sarà quello dell'integrazione delle culture. Cioè, da una parte globalization and culture sarà una prima cosa, e l'altra integration of cultures. E lì avremo
E questa è la cosa interessante dell'esposizione. Un alto rappresentante del Vaticano farà una sua posizione che potrà essere confrontata con quelle di altri soggetti. Adesso questo evento, questa cerimonia è completata, ci rivedremo nel pomeriggio per l'inizio delle lezioni. Grazie.